837 Avamax su Radio DJ, che bello, fate tutto voi al 342 00 00 700. C'è chi lancia Sheffiro. Sheffiro! Yatta! Sheffiro! Yatta! Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Però non hai annunciato Letizia. Ciao Leti, bentornata. Anche Letizia, sta tutto bene. Ormai siete, voi siete il Sandra e Raimondo, diciamo, della cucina nippo italiana, ragazzi. Come state? Innanzitutto, tutto bene? Benissimo. Senti, noi vediamo sul tuo Instagram che stai ovunque a mangiare. Tu vai in giro a mangiare. Non vai a fare lezione di cucina, vai a mangiare. Mangiare, mio obiettivo è andare a gustare i piatti italiani più possibile. Senti, però c'è stata un'esplosione di visibilità l'ultimo anno incredibile, ci fa veramente piacere che la gente, come dire, apprezzi. E allora, se vi capita di vedere che c'è un'iniziativa con Sheffiro dalle vostre parti, andatela a vedere. Uno, perché è una delle persone più belle, siete due tra le persone più belle che abbiamo conosciuto al mondo, e quindi già questo merita. Ma poi sono interessantissime queste cose che spieghi, cioè è un'immersione nella cultura giapponese che nessun altro può farvi. Per esempio, oggi ci hai portato questi che sono, possiamo farli vedere nel video, sembrano dei fantasmini, esatto, giusto? Con un laccio alla gola. Come si chiamano questi? Questo è Teru Bozo. Che cos'è un Teru Bozo? Teru Teru significa chiamare sore, quindi sore, Bozo è ragazzino, quindi ragazzino di sole. Ragazzo di sole, ok, e sono praticamente una sorta di auspicio per fare uscire il sole, giusto? Infatti, perché è giugno, in questo momento in Giappone piove per completamente per un mese. Ma dai. Sì, ogni giorno piove. Ma quindi, adesso sta piovendo? Quindi... Tanto, piove. Okay. Quindi i giapponesi pregano questo momento di chiamare il sole, giornata soleggiata. Fai uscire il sole. Quello è. E che cosa si fa con questo pupazzetto? Pupazzetto semplicemente appoggiato. Si appende all'angolo della casa e poi aspettare il sole. Solo semplice usanza antica. E ci dicevi però che se lo mettiamo al contrario è il modo di invocare la pioggia. Infatti, quindi caso di Italia è. Sì, capovolgete e poi appoggiate là. Allora domani sarà sicuramente pioggia. Sicuramente pioggia. Ci raccontavi la storia di Teru Teru Bozo. Sì. Come è arrivato in Italia? Perché da noi è anche arrivata attraverso una canzone. Infatti questa canzone, famosissimo Teru Teru Bozo, canzone di Teru Teru Bozo, è debuttato di 1921 in Giappone. E poi dopo sbarca in Italia 1976 a Zecchino d'Oro. Un bambino ragazzino giù ha cantato questa canzone. Allora sentiamola. Teru Teru Bozo, Teru Bozo, porta sereno, fa che non piova più. Dimmi che domani troverò un bel cielo blu. Che anno era, Hiro, questo? 1976. E poi hanno preso famosissimo Zecchino Argento, premio preso. Sì. E poi dopo grande ritorno in Giappone, questo ragazzino Jun è fatto grande successo anche in Giappone. Questo è grazie Italia, Zecchino d'Oro ha aumentato di questa popolarità. Ma pensate, quindi Teru Teru Bozo è la canzone che utilizzate anche in Giappone, è in italiano quindi, o è tradotta in giapponese? Tanto, ovviamente è scritto giapponese, versione giapponese. Però okay. Quello di 1921, canzone antico, tutti sono dimenticati, riattivato in Italia, grande ritorno. In Giappone. Grande successo. E poi fino a oggi ancora noi cantiamo questa canzone in questo momento. Allora, 342 00 00 700, se avete qualche domanda per Sheffiro. Tra poco parliamo di cocktail, perché abbiamo sempre parlato di cibo, abbiamo parlato di distillati, non ci hai raccontato di come funzionano i cocktail, soprattutto estivi in Giappone. Intanto arriva Lorenzo Giovanotti. Sei contenta? Sensibile all'estate, Tonio da Tokyo ci dice che in questo momento a Tokyo c'è un sole che spacca le pietre. È incredibile. Teruterubozo. Ha funzionato. Ci domandano anche qual è il periodo. È audio o è scritta, Veronica? È audio. Sentiamo. Buongiorno trio. Buongiorno. Volevo chiedere a Sheffiro qual è il mese perfetto per andare in Giappone, visto che io e mio futuro marito vorremmo andare in viaggio di nozze lì. Grazie, un bacio. Posso suggerirti agosto a Tokyo? No, che cattiveria. No, dai. Credo che sia il momento più caldo, è il posto dove ho subito di più il caldo al mondo. Sì, umidità 100%. Ma veramente curiava, troppo. Finestra curiava un pochino di troppo, veramente troppo. Ovviamente
fine marzo inizio aprile fioritura di ciliegia, impeccabile, proprio bellissima. Fabio, prima di parlare di cocktail, ci domanda se esistono piatti freddi oltre il sushi, per esempio le insalatone. Una bella domanda. Insalatone in Giappone ci sono tanti modi di insalatone giapponese, sotto aceti anche addirittura, sì, marinati la verdura, quindi non vi preoccupate, in Giappone troverete tanti piatti sia freddi e sia caldi. In effetti, okay, guardando quello che tu prepari, noi mangiamo le solite cose qui, certo, no, noi siamo abituati al sushi, solo sushi mangiamo, sashimi, mentre invece ci sono queste insalate fresche insalate fresche, ragazzi, sono fantastiche. Allora parliamo invece di cocktail. Allora, i whisky giapponese ne abbiamo parlato, strepitoso, buonissimo, sake è strepitoso, ma il cocktail, per dire, il corrispondente di un mojito, di uno spritz, esiste? Esiste in Giappone, famosissimo chuhai. Chuhai. Quando andate in Giappone, chiedete, mo, qualsiasi locale, chiedete, mi dai un chuhai, allora arriva assolutamente questa bevanda alcolica. Cosa c'è? E cosa c'è dentro? Distillato shochu a base di prodotto giapponese. Sì, okay. Distillato giapponese allungato con una bevandina. Bevanda, quindi, cocktail. Però attenzione che questo cocktail, ma cocktail è modo di dire, no? Cocktail è elegante. Nobile, okay, per noi è nobile, elegante. Invece questo chuhai è per popolare, no? Poi per popolo. Quindi noi beviamo questo chuhai, un bicchierone gigante di un litro, beviamo come se piovesse. Proprio. Ma un litro. Bicchiere di un litro di bicchiere. Sì, i giapponesi preferiscono anche ogni tanto fare un pochino di la doccia di chuhai, stare dentro bagno di chuhai. Ma chuhai è una cosa molto importante. Però mi sembra di capire che il momento conviviale da voi è più birra, giusto? Sì. A tavola si beve la birra. Sì. Bella battaglia con birra contro chuhai. Ah, in Giappone più o meno due fenomeni in Giappone. Il chuhai è per le persone più anziane, diciamo, e la birra più per i giovani, oppure... Mischiato tutto, tutti quanti vogliono sia birra e sia chuhai, incredibile. E non la bevono insieme, sì? Ogni tanto miscelano, Ma altri cocktail tipo leggeri non ci sono, che so, tipo pensavo a un bellini, una cosa così, da alla frutta. Non esiste, alla frutta, sì. In Giappone la verità si trova qualsiasi tipologia di cocktail, perché anche esiste campione della barista mondiale, anche esiste anche in Giappone, quindi ci sono tanti cocktail che possiamo godere. Ma però combattere con lì è un litro, non è elegante. Ma cocktail italiani in Giappone, che cosa si beve? Spritz. Questo momento, quando andate in Giappone, in questo momento troverete qualsiasi prodotto italiano, tendenza italiana, che è grande. È moda, cioè, molto di moda. Grande ritorno Campari, ho visto spesso. Ovviamente spritz, certo, a gogo, accompagnato con un maritozzo, addirittura adesso è entrato mondo bomborone. Il bomborone, eccolo qua, romagnolo. Sì. Il bombolone romagnolo, il bombolone fritto a gogo, proprio adesso è entrato grande tendenza bombolone. Ma il maritozzo solo dolce, perché sai che adesso la tendenza è farlo anche salato. Anche salato esiste, però io non accetto. Solo panna. Noi vogliamo panna. Allora, un'altra caratteristica sono tipo le cose di fagioli, di piselli, giusto? Fagioli, ecco, rossi. Eccoli là. E infatti mettiamo Black Eyed Peas su Radio DJ, 8:49. Ultimo disco per oggi, Don't You Worry. Senti come puzza d'estate questo disco. Sì. Puzza. Don't you worry. Giusto citare anche Shakira all'interno dell'ultimo disco di Chiamate Roma, 3131 alle 8:52. Le ultime due domande, o meglio un'osservazione e una domanda per Sciaffiro. Ragazzi, volete sapere che tempo fa a Tokyo? Ve lo dico io che vi ho ascoltato al volo, che sto facendo un viaggio in bicicletta. Fa come in Italia, un caldo assurdo, stiamo pedalando in mutande praticamente. Arigato cose di mas. Ci ha mandato anche la foto di lui in bicicletta, e dov'è che si trova? Proprio a casa mia. Stai a casa sua. Incredibile, veramente. Prefettura di Nara. E poi, a proposito di distillati, c'è un'altra domanda osservazione. Ragazzi, ma in Giappone ci sono anche dei gin buonissimi da bere.
Gin. Sì, anche grande produzione di gin, quindi molto fenomeno, successo è whisky e gin insieme, gin. Grande successo mondiale, ma anche gin italiano è fenomeno. Gin italiano sta vivendo un momento di per dirne uno, il nostro amico Paolo Della Morra con Engin, che questo ci dà possibilità di riceverne un po' per quest'estate. Certo, per Paolo, festeggiare l'Engin, fai tu. Anche Sheffiro vorrebbe assaggiare l'Engin. Allora Iro, Letizia, ci vediamo a settembre, buone vacanze, grazie per essere stati con noi, veramente un piacere cose enorme masse, un piacere enorme. E adesso tutti quanti andiamo a mettere il nostro Teru Teru Bozu al contrario facendo in modo che piova. Grazie a tutti, a domani per l'ultima puntata. Ciao. Senti che grida che sta.